stiamo mettendo le mani nelle tasche dei cittadini. È un'affermazione forte, forte, l'ha fatto lui, la condivido, condivido anche per certi aspetti, e l'ho detto prima, alcune situazioni, perché sono frutto di posizione nazionale sul quale non è possibile neanche decidere. Ecco, noi possiamo fare tante cose, possiamo dire tante cose, ma di fare effettivamente non mi sembra che ci sia oggi una disponibilità da parte nostra. Quindi io invito tutti quanti a fare un atto forte, deciso, dare un segnale forte ai cittadini per dire che anche noi siamo capaci, e lo dimostriamo, siamo capaci di fare sacrifici come li fanno loro, e lo dimostriamo direttamente, stiamo a fianco loro. Allora, il nostro emendamento, la nostra richiesta è molto semplice. Io adesso ve la leggo, ma capirete che non ci vuole molto, basta poco. Allora, l'emendamento che proponiamo è da inserire dopo il paragrafo "reso se necessario da un atto cognitivo" e poi prima del "dato atto che questo ente ha rispettato il patto di stabilità", vorrebbe fosse inserito questo primo emendamento: considerando lo stato di grave disagio economico e sociale che la nostra città più di altre sta attraversando, considerando lo stato di abbandono in cui versano i nostri giovani privi di speranza nel loro futuro, considerando che la nostra attività di amministratori deve essere interpretata come un dovere nei confronti delle migliaia di cittadini che hanno voluto riporre in noi, con il loro voto, le speranze per il loro futuro, in testa di tutti quanti i consiglieri comunali presenti, considerando che la maggior parte degli attuali amministratori vive per fortuna del proprio lavoro, la maggior parte, richiamando il dovere di tutti noi di dare dei segnali forti di appartenenza e condivisione con la città e con i suoi cittadini, considerando che questa amministrazione e il suo consiglio comunale comportano un onere per la città di Imperia, per i suoi cittadini, di oltre 360.390.000 euro quest'ultimo importo nella deprecabile ipotesi che aumentino il numero degli assessori, sono dati certificati, costa amministrazione e costa dei nostri gettoni di presenza. 360.000 o 390.000 circa, e basta, sono 340.000 euro solamente dei costi. Se vuole richiedo al segretario che li dà, ci sono tutti. Poi ci sono 33.000 euro di gettoni di presenza fatti in un anno, certificati dati dal responsabile dell'ufficio. Sono tutti dati certificati, quindi sono all'incirca arrotondati, ma forse sono al di sotto della cifra che hanno minimo. Questo è il primo emendamento che va inserito. Poi chiediamo di inserire alla voce successivamente dell'intera, di sostituire il primo punto che dice di confermare il porto mensile che appena adesso il signor sindaco ha enunciato. Delibera, questa unanimità non l'ho messa, ma spero che lo facciate tutti, delibera di dimezzare per un primo periodo di 12 mesi l'indennità del sindaco, del vice sindaco, del presidente del consiglio, degli assessori e l'importo del gettone di presenza dei consiglieri comunali, di destinare dall'importo circa 160.000 o 185.000 euro in parte uguale ai giovani disoccupati e alle attività produttive imperiesi, 80.000 euro o 95.000 circa ai giovani disoccupati imperiesi per lavori di pubblica utilità a favore dei cittadini. Ma non è oggetto della pratica, mi sembra di capire questo emendamento. Sì,
ovviamente alla pratica della discussione. No, perché nella pratica ci sono inserite tutti i dati relativi al sindaco, al vice sindaco e assessore. Sono previste la contenza del monumento assessore, sindaco e della giunta, non del consiglio comunale. Competenza della